E buongiorno, oggi Verde Regione vi porta a Mileto, siamo nel cuore di un agrumeto dell'azienda agricola Buda e io sono con Nicola Buda. Allora, questa è chiaramente la fase della pulitura degli alberi, perché la fioritura c'è già stata, Sì, però sì. la vostra è un'azienda agricola che veramente si occupa di tutto, non solo di agrumi ma anche di altre produzioni. Beh, sì, è una realtà abbastanza, un'impresa medio-grande della zona, ci occupiamo soprattutto di agrumi, ma abbiamo anche uliveti, alberi da legno. In questo momento i nostri lavori, la pulitura degli agrumi, abbiamo finito con la raccolta e adesso ci stiamo impegnando in questi altri lavori. Ecco, gli agrumi sono uno insomma, dei prodotti principali di questo territorio. Come va di solito insomma, sia la raccolta che poi la vendita? Quali sono le problematiche del settore? Purtroppo credo che per troppi anni abbiamo delegato ai commercianti di fare il nostro lavoro, valorizzare il nostro prodotto e quindi adesso ci ritroviamo in una situazione non delle migliori, diciamo. Abbiamo un prodotto che vale poco sul mercato, la redditività delle nostre aziende diminuisce ogni anno e adesso ci ritroviamo in un momento di scelta, un momento critico, non sappiamo cosa dovremmo fare per il futuro, se cambiare il nostro tipo di coltura, perché forse l'agrume non è più redditivo come poteva esserlo 10 o 15 anni fa. Quindi l'obiettivo ora è cambiare anche un po' mentalità e pensare anche a guardare con più attenzione ad altri mercati. Sì, sicuramente un aiuto ce lo potrà dare l'associarci con altre aziende, un altro aiuto può essere dato dal FAI, che è una nuova filiera che ci sta portando con la Coldiretti e i consorzi, forse a ridurre quella distanza che c'è tra l'agricoltore e il consumatore finale. Ecco, voi dicevamo prima qua degli agrumi, ma voi producete anche olio, non in grandissime quantità, avete però anche altre coltivazioni. Sì, l'olio è la seconda nostra coltivazione, anche se le quantità non sono molto alte, e poi produciamo più che altro legno con alberi da legno, dal pioppo al ciliegio, alla quercia, un po' di tutto, alla noce. Lei ci diceva giustamente che ancora la situazione è un po' difficile, soprattutto per quanto riguarda il settore agrumicolo, però state vedendo qualche piccolo cambiamento anche nella mentalità, nel modo di approcciarsi anche delle istituzioni regionali. Allora, la politica, purtroppo quella europea, ci ha dato un grosso colpo quest'anno con la nuova PAC. Credo che l'unica possibilità per noi sia consociarci tra agricoltori. È l'unico modo perché effettivamente grossa risposta della politica sotto il reparto agrumicolo non ne abbiamo. L'unica alternativa appunto è quella di consociarci, di ridurre la filiera e di, non, di dare un valore al nostro prodotto, perché sicuramente come qualità di prodotto è superiore a quello che viene dall'estero. Ma se viene confuso con quello avremo poco futuro, insomma. Grazie mille per averci, insomma, raccontato la sua esperienza all'interno della sua azienda agricola. Grazie a voi per averci seguito. Alla prossima.